Attenzione, tra 5 minuti verrà azionata la piscina d'onde! Che sta passando adesso la gnocca? Stupenda, stupenda. Io punto solo degli 80 anni su perché hanno tante esperienze, capito? Io penso la passerina sia buona. Sapete cosa ci fa un visile in mezzo al mare? Cosa? Una multa salata. Ehi, questo da 0 a 10 è 10. Cazzo ridi te, camera, ma non è ridicolo. Casa. Ma c'ho scaccella. Lei le guarda Porc TV? No, grazie, io non guardo niente. Non so neanche cosa sia. No, allora fa posto. Lei le guarda Porc TV? Sì. Dove c'è David nudo? Sì, l'ho visto ieri. E primavera. Apri le finestre, nuovi sogni. Mi viene da ridere con la videocamera qui. Della bomba, la piccola bomba, ti sbaracca un braccio, 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 ti sbaracca un braccio. Mica farlo più, mica farlo più, perché non devo farlo più? La sinistra, la tiriamo lunga. Non inquadrare la bambina per favore, inquadra noi due qui che c'è altro che voi a Fontana che avete fatto schifo al corso degli asini. È un paese di merda Fontana, ok? Aspetta. Perché io 3 euro per guardare degli asini correre, non pago 3 euro, ok? Questo non lo taglio, questo okay. È un porco. Fallo vedere a quelli di Fontana, Dio Bo. Attori che arrivano, primo giro. E adesso, quando arriveranno sul rettilineo dovranno rompere il sacchetto a sorpresa, dato l'acqua. Lui di televallato, va bene, a me non mi sta bene. A me non mi sta bene quello là, ha detto con la maglia rossa con scritto dietro staff che si grattava sempre la schiena. Ha detto Olivi, no, come si chiama? Vincent, no, Vince. Come cazzo si chiama? Vince. A me non mi sta bene perché sapeva solo dire un applauso l'avanguardia, un applauso. Poi non so che cazzo. E viene pagato. Aspetta, no, questo qui è un reclamo verso quel. Quello là di Fontana, quel fontanino di merda. No, non tagli niente. No, io vedi la luce rossa. Faccio una domanda. Sì. Ma se è vero che il tempo sistema tutto, com'è che io sono una bicicletta rotta da 3 mesi? Mamma mia, ne vede il cazzo. Cioè, mi risponda a tono. Buona risposta un po' provinciale. Boh, non lo so. Cosa ne pensi della crisi? Ah, una brutta cosa. Politici di oggi sono come quelli di ieri o come quelli di domani? Fanno schifo, devono andare tutti a casa. Ma quante case hanno poi? Ah, ce l'hanno un bel po', la nostra spesa. Prima,
prima che mi girano, prima che mi saltino. Ecco. Ecco. Io pago. E noi paghiamo. Nella via dove abito io ha rubato in tutte le case, a destra, a sinistra, di fianco, tranne casa mia. Cioè, adesso ho paura che tutti pensano che ladro sia io. Stiamo facendo un sondaggio oggi. Ma è vero che il tempo sistema tutto, accomoda tutto? Ma dipende. La danza hawaiana. Per esempio, io ho una bicicletta rotta da 3 mesi, l'ho lasciata lì aspettando che il tempo l'accomodi, è ancora rotta. Allora mi sa di no. Si esprima meglio però. Non può dire solo 2 parole, sennò. Cioè, no. Faccio un discorso, quali sono i suoi sogni, le sue ambizioni, le sue prospettive? Ma innanzitutto andare bene a scuola e far il mio dovere. Ciao, ciao, ciao! Credo! Bello. E poi dopo il divertimento. Poi dopo il divertimento. Bello, brutto. Cattivo e buono. Sciocciato, di che c'è più. Bibi. Non c'è Bruno. Non mi hai sentito? Tenga, va, basta le dorche, sono il berlino. Piesbisa. Addio, mamma. Com'è la festa? Brutta. Bella. Vi siete divertiti? No. Sì. Sì, molto. Un saluto per Televallata. Ciao Televallata. Ci giudica da solo. Povero Davide, si è fatto male. Che mangi, polpette di merda? Mi dispiace. È caduto per terra. Bisogna chiamare l'ambulanza. L'ambulanza. Lui la guarda Porc TV? Sì, io sì la guardo. Perché? Come perché? Perché è bella. Perché sono io soprattutto. La scuola è importante. Sì. Non come me. Io a scuola mi mettevano sempre dietro la lavagna. Il problema è che era una lavagna a muro. Oh, coglione! Io sono già in linea. Adesso faccio la battuta del signor Berti. Tu non la capirà mai perché è talmente deficiente. È solo uno spilungone alto 1 metro. E 2 baguette dalla Francia, non quelli italiani. Tutto il testo mezzo bellissimo. Io non avevo tavolato di cose di tutta la razza, però. Non sono sbagliato, erano di quelli lunghi, sottili. Zzzz, prodico. Signori, buongiorno. Sono Toschi, l'allenatore delle giovanissime provinciali della Val Santeno. Siamo qui questa sera, oltre alla seduta di allenamento, per raccontare una barzelletta del mio partner. Scusa, non ho capito niente. Il signor Paolo Fiumi. Qual è il colmo per una suora? Farci portare un cappuccino a letto. Grande Paolo, grazie. Che ore sono se un rinoceronte si siede sul cofano di una macchina? L'una. È ora di cambiare macchina. Bravo. Ha mal di gola lei? No, è un pochino sì oggi. Adesso ti faccio una domanda, ma se il tempo sistema tutto, com'è che io ho una bicicletta rotta da 3 mesi? Ah, non lo so. È una crisi essenziale. Furbo. Mi ha mandato a fanculo. Un cocco, mi che fare furbo. Dai, sto fermo. Furbo. Ciao bello. Furbo. No, io non faccio più furbo, basta. Dai. No, io su Porc TV ci voglio sempre andare, però non voglio più far Porc TV. Elisa.
Dai, Elisa. Certo. No, dai, non mi rompere il cazzo. Dai. Posso dire una cosa, Brusa? Su chi però non finisce su delle ballate? E oggi, venerdì 20 aprile, finisce su Carlino. Su Carlino Imola. Su chi deve fare nella ballata, deve fare strada. Allora, siccome la festa del raviolo a Casale non si paga. Sulla minchia wewe e non pensare più a me. A carnevale a Borgo non si paga. Sulla minchia wewe e non pensare più a me. Ax del Rio non si paga, vabbè, non c'è nessuna festa. La festa del porcino! Oh, come non c'è okay, nessuna festa? Ok, c'è la festa del porcino. Festa del porcino non si paga. Sai che se ci fa uno in mezzo ai maroni? Alessandro Brusa. È giusto che la festa degli asini a Fontana. Si paga 3 euro, ok? Prima che mi saltano. Quando c'è il carnevale, che è la festa più bella di tutta la vallata, carnevale. Carnevale, il giostro decente, ce l'abbiamo! Bisogna farli pagare quelli di Fontana, quelli di Fontana. Bisogna farli pagare, ok? Prima che nascono le risse, dopo quando c'è le risse qua. Perché c'è sempre stata una rivalità tra Borgo e tra Borgo e Fontana, c'è rivalità. Questo noi bisogna pagare anche. Dico delle cassate. Scatta questa, scatta, ok? Attaccato male. Basta. E non pensare più a me. Su che la minchia wewe. E non pensare più a me. Bibi come tua mamma. Non pensare più a me. Sulla minchia wewe. E non pensare più a me. Perché mi rosca le spalle? Sai che il Sahara è in Africa? Ma su questo non ci piove. Vabbè. Furbo! 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 Ciao, bello! Furbo! Vuoi insegnare il culo a cagare? O a cagare il culo? Non mi ricordo da dove. Ma giovane fanciullo. Brannusi. Facciamo un gran numero. Ancora. Poi. Così. Ma bello questo. Così. Ma te l'ha regalato lui davvero? Sì. Così. Allora, a Borgo abbiamo le onoranze funebri Cornacchia. Che già Cornacchia, voglio dire, ti immagini l'uccello sul cipresso che non vede l'ora che muoia. E poi abbiamo l'onoranze funebri Zavagli. Ti dimmi uno. Farà delle bare buone, Zavagli, farà dei Zavagli. Non è che abbiamo proprio del massimo di. Onoranze abbiamo funebri. Anche il pubblico, un applauso, fate un applauso. Un applauso. A che cosa non lo so, ma si fa. Fa il preservativo o il profilattico? Aspetta, mettiti così. Ecco, è un bel profilattico. C'è un tampone. Di fronte a me c'è un tampone. Per la sezione notizie spigolose introduciamo il servizio intitolato un funzionario dell'ANAS un po' distratto. Questo cartello si giudica da solo. Socie crisis. È una crisi essenziale. L'ha fatto? Ha fatto furba! Ma che cazzo di roba ti è andato? Il parente. Cosa devo dire, cioè?
Fagli male. Fagli male. In the cage. Come si vive a Casale? Alla vita da pecora. 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 Perché da pecora? Niente proprio, non ci vuol dire proprio nulla. Fatto un solo di merda, figlio di puttana. No, 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 no. Brusa, brusa. Babisollo. Brusa, vai, vai, vai. Io ti spacco il bicchiere in testa se non lasci la mia palla. Fatta coglione di merda, io ti spacco. Io fuori dall'arci, chiamo Massimiliano, dammi il telefono. Dammi il telefono che chiamo Massimiliano. Non ci può andare avanti. No, no, no. Non ci può andare Sattolo. Avanti. Ciao Marco! Qui è Babisollo, è Babisollo. Babisollo! Babisollo! Riprendimi cazzo! Oh! Dai che lo faccio! Se me li metto qui faccio i pannelli solari. Vuoi un po' d'acqua calda? Ti piscio anche! La danza hawaiana, la danza hawaiana, la danza hawaiana, la danza hawaiana, la danza hawaiana. دانزا ابيانا انسى نوجه الكلمه الى الصديق ديالي منير بغيت نسولك كي جاك هذا الحفل بروزا تابا انت صات شي شارب من بيض تابا توس 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 سي non sta bene mentre parli col pubblico a grattarsi la schiena non sta bene bisogna grattarsi no 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 neanche culo perché mi offendi fai darsi il culo. No, perché non ho bisogno. Fai adesso. Fai adesso. E poi mica dirlo più, L'ha preso in giro. Vuoi dire una battuta, ma non mi viene, non mi viene. Dillo a te. Amici di TV Sosta Televallata, siamo nel retro della palestra comunale. Vi vogliamo far vedere come alcuni vandali ignoti abbiano deturpato i muri della palestra comunale con dei murales. Da quest'immagine si può capire chi è stato. Si vede, no? È un cannato. Mica dirlo più, È venuto il torpaccio grigio. Come hai fatto? Io to, come hai fatto? No, che Destination Infinity. Infinity. Buongiorno, cari spettatori di Sport TV. Sono qui nel mio ufficio presidenziale per annunciarvi una drastica scoperta che ci è poc'anzi stata annunciata dai dermatologi ed eco. Sport TV purtroppo potrebbe compromettere per sempre la vostra carriera scolastica. Io l'ho imparato a mie spese, in quanto non riesco più a stare attento né in classe nei recuperi pomeridiani. Sport TV è un cancro che si sta diffondendo con estrema velocità nel mondo, malata del Santero compreso, e sta, come dire, dimezzando l'intelligenza delle persone che lo guardano ogni volta che viene guardato. Io invito voi quindi
Nel caso lo incontraste per strada, qualcuno munito di telecamera che vi chieda o vi sottoponga la domanda, lei guarda PorcTV, di chiamare subito il 113. Con questi piccoli gesti è possibile ridurre al massimo l'effetto che PorcTV ha su noi giovani, ma soprattutto sulle persone più anziane. Perché non mi sembra normale che un anziano signore a 80 anni dica «Io penso solo a passare che siamo!» Non mi sembra normale. Detto questo, vorrei fare un ringraziamento a coloro che mi stanno aiutando a sconfiggere questo male. In primis Filippo Fort, il mio amico, poi Baldessarelli Marco, Bertozzi Gianluca, che ogni volta che purtroppo mi vede per strada chiede un pezzo dei miei celebri show in PorcTV, Raffini Roberto, che anche se non c'entrava niente ho voluto metterlo per burocratica, Berti Luca, che con i suoi discorsi senza senso ci illumina sempre le giornate, accompagnato dalla Krim Abdelarzak, la Krim che non sappiamo ancora come ci sia finito in tutti gli episodi di PorcTV, e un ringraziamento speciale al mio collaboratore Enes Jotma, colui che insieme a me sta facendo di tutto per mandare via PorcTV dalle case degli italiani. Con questo direi che ho finito il mio appello alla nazione. Spero che più nessuna vittima cada nel tunnel buio di PorcTV. Senza fine. E senza fine. Perché ricordatevi che un babbisciollo è sempre un babbisciollo. E con questo chiudo. Se vuoi ringraziare anche tu. Ringrazio in particolare al mio amico Alan Vanguardia. E vorrei precisare una cosa. E mica allora, farlo più. Mica farlo più. Hisham Rafiki è gay, poverino. Si sa già da tanto tempo. Lo rimarrà per sempre, ci dispiace questa cosa. Era... Chiudi. Aspetta. Era un ingegnere rispettato da tutti. Aveva una grande carriera. Quando un giorno nel suo ufficio... Attenzione!